Oggi con l'unità di intervento nazionale abbiamo concluso presso il Parco della Calimera nella zona sud di Roma il nostro progetto di contenimento e di cattura dei lagomorfi dei conigli presenti appunto in quest'area. Il gruppo era abbastanza nutrito ed è stato abbastanza difficoltoso riuscire ad accedere nell'area dove i conigli avevano edificato dei veri e propri cunicoli e avevano costruito delle vere e proprie tane. È stato difficoltoso anche perché non abbiamo avuto l'ausilio, diciamo, la possibilità di usufruire dell'aiuto del servizio giardino o comunque delle istituzioni per poter eliminare le sterpaglie, i rovi sotto ai quali i conigli avevano costruito, diciamo, queste tane. L'auspicio è questo: durante le operazioni abbiamo incontrato delle persone che ci hanno raccontato che questi conigli vengono deliberatamente portati in questo posto, quindi vengono lasciati lì perché possono essere usati come diciamo, momento ludico affinché i bambini possano incontrarli e avere contatti con loro da vicino, alimentandoli, portando loro delle carote piuttosto che dell'insalata. Allora, abbiamo anche comunque spiegato che questo non si può fare poiché è assolutamente da ritenere un reato proprio come abbandono di animali. L'intervento è stato complicato perché Sì, infatti è stato complicato, perché ripeto, come diceva Margherita, non solo perché abbiamo dovuto preoccuparci di catturare gli animali in sicurezza, ma quando dover intervenire materialmente con opere di giardinaggio, nel senso abbiamo dovuto tagliare erbe infestanti che abbondavano nella zona, abbiamo dovuto scavare, abbiamo dovuto praticamente stanare questi animaletti che si erano appunto radicati in queste tane che in certi punti sembrano quasi non esistere, sono invisibili, e quindi per questo motivo, per eccesso di zelo, abbiamo delegato i nostri volontari a presidiare ancora l'area con delle gabbie a trappole, con l'intento che eventualmente ci fosse anche una minima presenza e con l'ausilio di gabbie a trappole riuscire a catturarli. Diciamo che il 99% della popolazione lo abbiamo tutto quanto sottratto e debellato, quindi non ci sono più presenze in quel posto. Sottolineo l'impegno nostro per catturare questi animali, era dovuto, avuto, aveva, aveva, ha diversi risvolti, risvolti di igiene sanitaria perché questi animali si stavano riproducendo in maniera incontrollata. Al di là dell'interesse dell'ente a tutelare gli animali, c'è anche un interesse di igiene. Abbiamo trovato anche dei conigli morti, abbiamo trovato delle trappole per conigli, quindi c'è una situazione pure sociale precaria dovuta proprio all'abbandono voluto anche da parte dei cittadini che considerano quell'area un luogo di abbandono per gli animali.